Buon pomeriggio a tutti, attendiamo qualche secondo che si connettano più persone possibili ai nostri canali social. Oggi torniamo come Fratelli d'Italia ad occuparci di un tema che già affrontammo qualche mese fa. Nello specifico lo affrontammo nel mese di aprile del 2020. Ci trovavamo in pieno lockdown e dopo aver chiesto per settimane intere ai membri del governo di darci i dati, di confrontare i dati del mese precedente, ovvero del marzo 2020, rispetto a marzo 2019 e marzo 2018, per renderci un po' conto di che cosa stesse accadendo in Italia con questo nuovo virus, questa nuova epidemia che stava sconvolgendo un po' la vita di tutti quanti. Ovviamente il governo se ne guardò bene dal fornire questi dati e quindi di buzzo buono ci siamo messi a studiare con appunto il nostro ufficio studi e anche con una certa dose di, ingenuità forse o anche azzardo politico, abbiamo presentato un documento, lo abbiamo pubblicato attraverso i canali social per mezzo di una conferenza stampa e abbiamo presentato il nostro lavoro. Già all'epoca, insomma, tirammo fuori dei dati piuttosto interessanti perché da questi dati poi abbiamo fatto prendere forse un po' troppo prima del tempo la posizione al nostro partito. Avevamo fatto notare che questo virus, questo nuovo virus, colpiva sostanzialmente le persone più anziane, soprattutto quelle più affette, che avevano insomma delle patologie pregresse, mentre era magari trascurabile per le fasce d'età più giovani, ma soprattutto era totalmente o quasi totalmente innocuo per i bambini. Ricorderete tutti quanti che già durante il periodo del lockdown non era possibile nemmeno andare agli asili, non era possibile nemmeno andare alle scuole elementari e così via discorrendo. Già all'epoca, insomma, facemmo notare che c'erano delle cose che non andavano e criticammo anche queste misure in maniera generalizzata che venivano prese per tutta Italia, quando magari nelle regioni del sud il virus era praticamente inesistente. Questo per cercare di aiutare il governo in una fase delicatissima della nostra nazione, perché infartare e bloccare totalmente la nostra economia ha un costo, e magari dopo lo vedremo nel dettaglio, un costo pesantissimo, un costo sociale, un costo economico che forse, insomma, conosceremo meglio nei prossimi mesi e ne comprenderemo forse meglio l'entità, ecco. Quando presentammo questo lavoro, sostanzialmente in pochi ci hanno filato, però già all'epoca proponemmo di mettere al sicuro gli anziani e lasciare, insomma, la popolazione attiva, lasciarla, insomma, libera di lavorare, di condurre il più possibile una vita normale per cercare di uscire subito fuori dal guado. Oggi torniamo a occuparci, come dicevo all'inizio, di Covid-19, di coronavirus, con degli ospiti di eccezione che sono gli autori di questo libro, lo faccio vedere, che si chiama Il libro nero del coronavirus, e sono Giuseppe De Lorenzo e Andrea Indini, che hanno beneficiato di una prefazione di Nicola Porro. Saluto tutti i nostri ospiti. E è insieme a noi anche il senatore di Fratelli d'Italia, nonché responsabile del programma del partito, Giovan Battista Fazzolari.
Quindi adesso cercherei di entrare un po' nel vivo di questa diretta social e chiederei subito a uno dei due autori del lavoro del libro, che è Andrea Indini, come è nata, insomma, l'idea di scrivere addirittura un libro nero di questo coronavirus e sostanzialmente di che cosa, insomma, parla questo lavoro che avete fatto. Il libro nero del coronavirus nasce con l'idea di dare una narrazione diversa a quello che è accaduto durante la fase 1, la prima fase del contagio. Allora c'era un popolo impaurito, terrorizzato dal bollettino delle 18. Con tanto di morti e contagi. Noi abbiamo di fatto ripreso tutti i momenti salienti che dai primi contagi in Cina alla chiusura, al lockdown totale dell'Italia, hanno portato progressivamente a piccole zone del paese a chiudersi e poi a chiudere tutto quanto. Noi abbiamo preso in analisi tutti i documenti, le circolari di PCM, gli avvertimenti delle regioni e del governo per capire che cosa è andato storto. E alla fine, quando abbiamo messo insieme tutto il materiale che abbiamo trovato, abbiamo detto: qua ci troviamo davanti a un libro nero, cioè a un resoconto di una serie di grossolani errori che tutto il paese sta pagando e, come dicevi tu poco fa, continuerà a pagare per i prossimi anni. Il libro lo abbiamo diviso essenzialmente in due parti: la prima più di cronaca, ripercorrendo appunto il primo mese di contagio, e la seconda di più di inchiesta giornalistica sulle fonti, appunto andando a riprendere tutti i documenti. E da quello, per farla breve, il governo Conte ne esce con le ossa rotte, perché ha errori grossolani, si sono alternati a pesanti errori di visione, di strategia, che di fatto hanno spinto il governo, anziché a intervenire prontamente sull'emergenza sanitaria che si stava creando, ha preferito chiudere il paese in casa per non doverla affrontare in modo attivo. Le conclusioni di questo libro, che noi abbiamo mandato alle stampe a fine agosto, ci dicevamo: certo, questo è il primo governo che si trova a dover affrontare una epidemia di tale portata, e quindi qualche scusante, soprattutto nei primi giorni, che la potevamo anche concedere, dicendo però: speriamo che abbia fatto tesoro degli errori fatti in vista di quella che sarebbe stata la seconda andata, che è quella che stiamo raccontando in questi giorni sui quotidiani. Ebbene, gli errori fatti durante la fase 1 sono gli stessi errori che vengono fatti oggi. Uno su tutti, i DPCM raffazzonati, dove prima viene scritta una cosa e poi il contrario, e poi si insegue nuovamente per mettere una toppa. Un esempio della prima fase che ricorderemo tutti quanti è quando Conte quasi a notte fonda ha annunciato di fatto la chiusura del Nord Italia, scatenando queste ondate di panico e di corse agli ultimi treni per chi abitava al nord e voleva tornare dai parenti al sud. E i pasticci fatti con i ristori, che arrivano o non arrivano, le casse integrazione che arriva o non arriva. Ebbene, quello che a me sembra che quello che stiamo vivendo oggi è un brutto film che è iniziato, ahimè, a febbraio. Ovviamente nel libro, tra i colpevoli non c'è soltanto il governo. Noi cerchiamo di partire sin dall'inizio, quindi
ci sono gli errori voluti del governo cinese, ci sono le omissioni dell'OMS, pesanti omissioni dell'OMS, ci sono i ritardi e gli egoismi dell'Unione Europea, e tutto questo va ad amalgamarsi con i ritardi del governo negli anni passati. Noi abbiamo un piano pandemico che dal 2006 non è stato più aggiornato. Ebbene, c'erano tutte le premesse per far male. Il governo però poi ha fatto peggio, e in questo libro cerchiamo di spiegare come mai. Grazie Andrea, chiederei invece a Giuseppe De Lorenzo una particolarità, ovvero sin da subito praticamente il governo ha deciso di dotarsi di un comitato tecnico scientifico. Io dico la verità, ancora non ho capito bene qual è stata la ratio con la quale sono stati scelti gli esperti di questo comitato, ma ciò che più mi ha sconcertato e ancora mi sconcerta è il fatto che per mesi e mesi sono stati tenuti nascosti pressoché la totalità dei verbali di questo comitato tecnico scientifico, ovvero tutte quelle decisioni che hanno impattato così pesantemente sulla vita degli italiani, sulle attività lavorative degli italiani, per mesi e mesi, insomma, sono state totalmente oscurate, e il popolo italiano, insomma, è stato diciamo messo da parte e non gli è stato fatto conoscere ciò che questo comitato portava avanti. Ancora oggi ci sono determinati verbali del comitato tecnico scientifico che non vengono desecretati, sui quali sembra che ci sia veramente il segreto di Stato, tant'è che anche con dei nostri deputati abbiamo deciso di trasferire la richiesta di desecretare questi atti dal Parlamento direttamente nelle aule dei tribunali, perché è veramente intollerabile che in una democrazia, ormai a quasi un anno dallo scoppio di questa epidemia, non si conosca ancora quello che hanno deciso gli esperti del governo insieme al governo già a marzo scorso. Quindi Giuseppe, ti chiederei di attivare l'audio, se possibile, di raccontarci come avete affrontato su questo vostro lavoro questo aspetto delicato e importante. Sì, allora, intanto bisogna partire anche un po' prima del CTS, nel senso che noi ricordiamo tutti quanti, immaginiamo tutti quanti il CTS come l'inizio, no, delle decisioni degli esperti sull'epidemia. In realtà bisogna tornare un po' indietro, al 22 gennaio, quando al Ministero della Salute nasce la prima task force sul coronavirus. Ed è proprio in questo periodo, tra il 22 gennaio e poi il 5 febbraio, quando nasce il CTS, che si sommano i più grandi, forse misteri è troppo, però insomma le ombre che ci sono ancora sulla gestione della prima fase dell'epidemia. Questo perché? Perché in particolare su una questione che ha fatto tanto parlare, no? Che è il famoso piano segreto citato dal direttore della programmazione del Ministero della Salute, Andrea Urbani, in una intervista che fece clamore il 21 aprile, in cui proprio rivelò l'esistenza di un piano segreto, disse lui, per la gestione dell'eventuale epidemia da coronavirus. Noi abbiamo anche nel libro indagato un po' su questo filone, che tra l'altro tra poco diciamo probabilmente conoscerà un nuovo capitolo, visto che il 22 dicembre è prevista l'udienza al TAR, che potrebbe costringere, diciamo, il Ministero a rendere noto questo piano. Ed una vicenda che il Ministero si è creato tutto da solo, no? Perché le indicazioni dell'OMS in generale, tutte le indicazioni delle istituzioni sanitarie sulla gestione delle pandemie dicono l'esatto contrario di quello che poi è stato effettivamente fatto. Cioè dicono che in queste situazioni una delle cose più importanti è la comunicazione del rischio, cioè
dire ai cittadini quale tipo di rischio stanno correndo. Se il rischio è basso, dire che il rischio è basso. Se il rischio è alto, dire che il rischio è alto. E l'OMS lo dice non soltanto in ottica sanitaria, ma lo dice anche e soprattutto in ottica sociale, in ottica economica. Cioè dice, se noi teniamo nascosto le informazioni ai cittadini, il rischio è che quando poi esce fuori la notizia, l'effetto economico e quindi sociale sia doppiamente più drammatico, che poi è quello che è successo a noi, no? Che paghiamo non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico tutto questo. Quindi il governo cosa fa nella prima fase? Sostanzialmente a gennaio, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, il governo scopre di non avere un piano pandemico influenzale, utile, diciamo, a capire in che modo gestire questa crisi. Nella task force del Ministero della Salute si inizia ad abbozzare un'idea di piano per, diciamo, per rispondere ad un'eventuale epidemia, quindi c'è da qui a un anno, nel caso dovesse arrivare il virus, sappiamo come gestirla. Questa bozza di piano che mette insieme degli studi fatti dal ricercatore della Fondazione Kessler, Stefano Merler, arriva il 12 febbraio al CTS e poi prende una via che lo porterà fino al 4 marzo alla, diciamo, all'approvazione definitiva di questo piano che si chiama proprio nei verbali del CTS piano operativo per la risposta a un'eventuale epidemia da coronavirus. Ora, questo piano diventa sostanzialmente inutile 5 minuti dopo che lo hanno presentato il 20 febbraio al ministro Speranza. Perché? Perché era un piano che prevedeva delle azioni a lunga durata, quindi a un anno e mezzo. Il 20 febbraio stesso, quando gli esperti del CTS tornano a casa, arriva la notizia del primo contagio a Codogno. Quindi quel piano lì, che il Ministero aveva anche, diciamo, in qualche modo decantato come una grande azione del governo, diventa sostanzialmente o quasi inutile. E nessuno ne sa niente, perché il CTS e il Ministero ne chiedono la secretazione. Ora, è il Ministero stesso a un certo punto a tirarlo fuori, perché un suo direttore generale, Andrea Urbani, lo rivela in una incauta intervista al Corriere della Sera. Da quel momento inizia un altro grande errore, a mio modo di vedere, del Ministero, che è quello di creare una sorta di cortina di fumo intorno a questo piano, che non solo alimenta in qualche modo il mistero e anche legittimamente il desiderio dei cittadini e dei giornali di sapere che cosa c'era scritto in questo piano, ma ancora oggi ci fa chiedere per quale motivo, dopo 9 mesi passati, no, di epidemia, ancora non si sia deciso sostanzialmente di pubblicarlo sul sito del Ministero della Salute e dire leggetelo e vedete cosa abbiamo fatto in quelle prime settimane. Questo piano sostanzialmente, che ripeto oggi non è ancora tecnicamente pubblico, sebbene qualcuno tra cui noi ha avuto modo di leggerlo, non viene pubblicato e il Ministero, due senatori di Fratelli d'Italia tra l'altro lo hanno richiesto ufficialmente con accesso agli atti, continua a mescolare le carte, a dire che in realtà non è mai esistito, che era soltanto lo studio di Merler, insomma ha creato questa sorta di cortina di fumo. È un esempio, per quanto secondo me ad oggi, diciamo, forse all'interno non ci troverebbe nemmeno chissà quale grande scandalo, però quel piano segretato è il grande esempio di come il governo abbia gestito dal punto di vista comunicativo questa emergenza. È quello che diceva un po' prima Andrea, cioè il caos comunicativo con cui il governo ha gestito le prime fasi dell'epidemia. Ricorderete Conte che un giorno va in televisione a dire che siamo prontissimi, il giorno dopo chiude, no? E tutte le regioni. Ecco, questo ha creato secondo me uno dei grandi problemi per il paese, cioè l'incapacità per i cittadini di poter valutare correttamente il rischio del paese, quindi fare delle scelte anche in relazione a questi rischi e creare
un'opinione pubblica in grado di analizzare tutti i dati sull'epidemia, non soltanto quello che viene reso, diciamo, no, pubblico. Ripeto, questo perché sono proprio le indicazioni delle autorità sanitarie mondiali a dire che il massimo della trasparenza garantisce una migliore risposta dell'intero sistema paese. Non è soltanto il governo che blocca l'epidemia, cioè la capacità dell'intero sistema di gestire il tutto. Chiudo dicendo che se in Italia la sanità è gestita dal punto di vista regionale, in larga parte, è impensabile non comunicare alle regioni il rischio contenuto e analizzato in quel piano segreto realizzato all'interno del CTS, perché se i maggiori decisori sono i presidenti di regione, come minimo loro dovranno avere il diritto, no, di avere accesso a questo tipo di informazioni, e questo è uno dei grandi buchi, secondo me, della prima parte dell'epidemia. Mi permetto di aggiungere, Giuseppe, che se manca la trasparenza, inevitabilmente poi ne risente anche la fiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, perché non capisce qual è il motivo per il quale lo Stato, la massima istituzione, il governo, non debba portare a conoscenza anche nel dettaglio tutto ciò che sta facendo ai cittadini, no? Quindi credo che sia sacrosanto e legittimo. Abbiamo un enorme problema di trasparenza, ma inevitabilmente questa crisi ci sta dimostrando che abbiamo anche altri problemi, e forse abbiamo il problema più grave, è quello che forse viene sempre messo da parte e malvolentieri discusso, ovvero il problema sanitario. Abbiamo davvero un sistema sanitario di livello, allo stesso livello delle grandi democrazie, delle grandi potenze del mondo, oppure abbiamo fatto qualche passo indietro rispetto agli altri, forse anche più di qualcuno? Ovviamente la domanda è retorica, e rivolgo questa domanda ad Andrea, chiedendogli, insomma, che noi abbiamo ancora scolpite nella memoria le immagini delle bare che partivano dalla provincia di Bergamo, dai comuni di Alzano e Membro, dalla Val Seriana, come un disastro sanitario. Qual è la vera entità di questo disastro sanitario e quali sono le cause? Sì, probabilmente quella sera del 19 marzo, quando appunto la carovana di camion dell'esercito sono passati per il centro di Bergamo a portare tutte quelle bare per la cremazione in altre regioni, l'Italia e l'Europa tutta è rimasta sotto shock. Bisogna però andare oltre le immagini e cercare di capire appunto come si è arrivati lì. La situazione di Bergamo, che tra l'altro non era l'unica ad essere esplosiva in Lombardia in quei giorni, ma c'erano altre province nella stessa situazione, in Lombardia, anche in Emilia Romagna, a dire la verità. Ebbene, la situazione di Bergamo è figlia anche qui di una mala sanità, comunque di un'emergenza sanitaria sul territorio e di cattive scelte politiche. Senza rivelare tutto il contenuto del libro, però partendo dal cattiva gestione sanitaria ad Alzano Lombardo, dove si pensa essere nato tutto quanto, c'è un ospedale che appunto rifornisce parte della Val Seriana. Quando lì ha iniziato a spargersi il virus per i reparti, i medici ovviamente non se ne erano ancora accorti, e quando lo hanno fatto ormai era troppo tardi. La prima decisione presa dai vertici dell'ospedale è stato quello di chiudere il pronto soccorso per alcune ore, cercare in qualche modo di sanificarlo, e poi lo hanno riaperto perché innanzitutto c'era bisogno di avere un presidio sul territorio, ma lo hanno fatto in modo tempestivo. Storie che noi abbiamo raccolto sul campo di persone che si trovavano
all'interno del pronto soccorso quel pomeriggio, ci hanno detto che dopo essere stati per ore a contatto con malati Covid, sono stati fatti uscire dalla porta sul retro e mandati a casa senza alcuna protezione. La Valseriana geograficamente è una continuità che da Bergamo prosegue fino alle montagne, ospitando circa 80.000 abitanti. 80.000 abitanti che vivono in continuità un paese attaccato all'altro. E quindi è facile comprendere come, arrivando in ritardo sul territorio, il virus fosse già troppo in circolazione. Quando infatti la Regione Lombardia ha iniziato a comunicare al CTS che i numeri non erano più sotto controllo, a Roma hanno ritardato per circa una settimana. E questo ha portato in un continuo braccio di ferro a perdere giorni preziosi. Probabilmente non sarebbe cambiato non tantissimo chiudere prima, ma qualcosa l'avrebbe fatto. Invece quello che si è preferito sui giornali in quei giorni è stato addossare tutta la colpa agli industriali del posto. Su di loro è stato scritto molto, accusandoli di aver fatto pressioni sulla regione, sul governo, affinché tenessero aperto la Bergamo e la provincia, perché le loro imprese non potevano chiudere. Allora, questa narrazione è vera fino a un certo punto, perché è vero che gli industriali del posto cercavano di mantenere operativa il lavoro, ma è anche vero che erano i giorni in cui diversi sindaci del Partito Democratico, esponenti di spicco come Zingaretti, erano in giro a dire non si deve chiudere. Ora l'imprenditore fa l'imprenditore, il politico fa il politico, e quindi se il CTS aveva in mano dei dati che imponevano la chiusura, doveva prendersi la responsabilità di chiudere e non aspettare oltre una settimana per farlo. Sì, sarebbe anche interessante conoscere quali sono effettivamente i dati del contagio, come funziona questo contagio, perché a me piacerebbe conoscere, ad esempio, quanti si sono contagiati presso gli ospedali, quanti si sono contagiati presso le RSA. Mi rendo conto che magari sono dati scomodi, perché forse metterebbero a nudo il sistema sanitario colabrodo che ci ritroviamo dopo anni di tagli alla sanità, però sarebbe giusto che i cittadini, insomma, sapessero come funziona questo contagio, no? Perché poi è troppo facile andare a puntare il dito sugli assembramenti dei ragazzi o di chi va con la mascherina all'aria aperta a fare shopping e così via discorrendo. Manca trasparenza, ma manca anche serietà, perché tutti questi j'accuse che vengono rivolti verso determinate categorie della popolazione puntualmente non vengono supportati da evidenze scientifiche. Va tanto di moda questa parola, però poi quando si chiede di mostrare queste evidenze scientifiche a fronte di queste dichiarazioni, puntualmente non escono fuori. Tu prima, Andrea, hai fatto un passaggio dicendo: noi abbiamo, è vero, scolpite nella mente le immagini della Valseriana, o comunque sia del sistema sanitario regionale lombardo, ma in realtà forse ci sono state anche altre province di cui si è parlato poco. E a tal proposito, Giuseppe, ti volevo chiedere del capitolo 6 del vostro libro, che si chiama appunto Piacenza, la città dimenticata. Perché Piacenza è una città dimenticata e per quale motivo qualcuno forse l'ha voluta dimenticare? Allora, ci sono secondo me due motivi. Il primo è, diciamo, che a Piacenza manca un'immagine come quella di Bergamo. Cioè, dal punto di vista mediatico non esiste un video così impattante come quella dei camion che si muovono. Però, ti chiederei anche di spiegare che cosa è successo a Piacenza, perché veramente molti cittadini non lo sanno che Piacenza è una delle città più colpite.
mentre l'altra, diciamo, è un'attenzione che è stata rivolta interamente alla Lombardia, dimenticando sostanzialmente quello che nello stesso momento, con la stessa, diciamo, potenza del virus e con gli stessi problemi, si stava verificando in una provincia che confina con la Lombardia, no? Piacenza è, diciamo, tutti i pazienti di Codogno, diciamo, delle zone dell'Odigiano, che nei primi giorni, nei primi 2 giorni, venivano, si ammalavano, diciamo, andavano tutti quanti sostanzialmente al pronto soccorso di Piacenza. Perché? Perché è più vicino, è più comodo, e sostanzialmente li divide soltanto un ponte, ok? Quindi Piacenza è una città che sostanzialmente era a ridosso della prima zona rossa, che alla fine, diciamo, dopo il primo mese e mezzo, avrà dei dati di contagio, di prevalenza del contagio, cioè la percentuale di infetti in relazione alla densità di popolazione della provincia, molto più alta di quella di Bergamo. È vero che i numeri assoluti, i morti e i contagi a Bergamo sono ovviamente più alti, perché Bergamo, la provincia di Bergamo è molto più popolosa di quella di Piacenza, ma Piacenza, dal punto di vista dell'incidenza, ha sofferto più della provincia di Bergamo. Eppure, nonostante questo, che sono dati, quindi sono poco, diciamo, confutabili, nonostante Piacenza risulti essere sostanzialmente la prima provincia per contagi, non ne ha parlato nessuno. Perché non ne ha parlato nessuno? Dicevo prima, perché non c'è un'immagine forte che l'abbia portata sui primi, diciamo, sui giornali di tutta Italia, ma anche perché, per una volontà che io ritengo politica, l'attenzione è stata rivolta esclusivamente alla Lombardia. Quando io ho fatto la prima inchiesta su Piacenza, era Pasqua, quindi era, diciamo, poco dopo la prima fase più dura, intervistando i cittadini di Piacenza mi dicevano: non capisco perché nessuno pensa a noi, perché parlano soltanto di Bergamo. Piacenza ha avuto gli stessi identici problemi che sono stati denunciati in tutta la Lombardia. Le polemiche sorte sull'RSA, quindi i tanti morti e contagi nell'RSA, a Piacenza c'è stata la stessa identica questione. La mancanza di mascherine per i sanitari e per chi lavora nell'RSA, mancavano anche a Piacenza. La famosa polemica sul più albergo Trivulzio, del fatto che non facevano mettere le mascherine agli operatori sanitari, è successo lo stesso identico nell'RSA emiliane, in particolare quelle di Piacenza. Non solo, la grande polemica sulla zona rossa della Val Seriana, di cui è stato accusato, no? Anche il governo ha scaricato la colpa su Regione Lombardia per non averla istituita da sola, in realtà si è ripetuta identica anche a Piacenza. Piacenza ha chiesto la zona rossa sin dai primi giorni, quindi ben prima di Bergamo. Perché? Perché dall'altra parte del ponte c'era il Lodigiano, cioè c'era la zona che già era zona rossa. Eppure nessuno, ripeto, è andato a chiedere conto a Bonaccini del perché non abbia chiuso con un suo decreto o con una sua ordinanza regionale la provincia di Piacenza. Anzi, a un certo punto, e questo noi lo ricostruiamo nel libro, a un certo punto Bonaccini chiude una piccola cittadina, Medicina, senza l'autorizzazione preventiva, diciamo, del governo, e tutti decantano questa grande mossa, no? In realtà in quei giorni da Piacenza dicevano: perché chiudere Medicina e non hai chiuso noi, che siamo la provincia più colpita e la provincia che sta soffrendo di più? Non solo, aggiungo, Piacenza è rimasta esclusa nella prima fase anche dai ristori della prima zona rossa, no? Quei ristori che erano stati previsti proprio per Vo' Euganeo e per Codogno. Perché? Perché non era stata inserita nella zona rossa. Eppure tutte le persone che ruotano attorno a Piacenza vengono sostanzialmente dall'Odigiano, quindi la crisi economica che ha colpito Piacenza sin dai primi giorni non ha trovato un immediato ristoro. Questo perché l'attenzione politica e anche mediatica si è rivolta esclusivamente al di là del confine
ridividono, mi pare, una trentina di chilometri, non più, tra Piacenza e i primi paesi dell'Odigiano. Quindi su questo devo dire che è una questione che noi ripercorriamo, chiamiamo la città dimenticata proprio perché per quanto abbia sofferto non ha ricevuto secondo noi l'attenzione necessaria, e perché un'operazione verità in realtà richiederebbe di rileggere, è quello che noi abbiamo cercato di fare, la storia di questo virus, diciamo uscendo un po' dai grandi temi che sono stati trattati nei grandi giornali, insomma nelle grandi trasmissioni, perché c'è anche altro. Piacenza secondo me è uno dei punti che è stato forse anche volutamente tenuto in parte nascosto. Grazie, grazie Giuseppe. Parlavi di ristori e inevitabilmente non possiamo far riferimento anche alla gestione economica e finanziaria dell'emergenza. Penso che questo governo abbia beneficiato di un record che credo nessun altro governo della storia repubblicana italiana abbia mai fatto, insomma, no? Cioè, si sono trovati a gestire una cosa come 100 miliardi di scostamento di bilancio, soldi presi ovviamente a debito, quindi in prestito dai mercati finanziari, grazie anche all'azione che sta facendo la BCE, chissà per quanto ancora lo farà, però insomma 100 miliardi di scostamento di bilancio sono praticamente l'equivalente di 3 manovre finanziarie prese e messe in campo in pochissimo tempo e anche con una certa facilità di gestione, no? Perché con l'assetto dell'emergenza si riesce magari a, quando si vuole, a indirizzare fondi e gestire insomma le economie in maniera molto più semplice rispetto ai canonici processi a cui siamo abituati. Ecco, volevo chiedere a Nicola Porro come è possibile continuare a alimentare un debito pubblico in maniera così importante e d'altra parte continuare a frenare l'economia facendo quindi schizzare il rapporto deficit-PIL a livelli mai raggiunti prima nella storia d'Italia. E soprattutto questa gestione dal punto di vista economico e finanziario della crisi è una gestione sana? Cioè tutti questi soldi che stiamo prendendo in prestito, con cui stiamo indebitando praticamente le future generazioni, fruttano qualche cosa oppure, come molto spesso accade, a nostro parere, sono soldi presi e volati via dalla finestra, perché se si cominciano a spendere queste risorse per comprare banchi a rotelle piuttosto che monopattini elettrici e chissà che altro, probabilmente non si sta facendo un buon investimento. Quindi vorrei chiedere a Nicola Porro un commento e due parole su questo tema che so che a lui è molto molto caro. Ma insomma, oggi sto partecipando a un dibattito che mi sembra lunare, perché in Italia non si fa, ed è esattamente quello che Francesco lei ha impostato con i due autori del libro, che scrivevano il libro nero mentre il nostro ministro della salute scriveva perché guariremo, cioè mentre io stavo facendo la prefazione che era evidente a tutti del libro nero del coronavirus, il ministro responsabile invece diceva perché guariremo, cosa che non è avvenuta. Quindi quando lei mi fa e mi invita gentilmente a questa nostra riunione, a me mi sembra di stare in un altro mondo. Facciamo delle domande, ci poniamo delle domande anche col beneficio del dubbio che non si pone nessuno. Mi permetta di dire che qualche volta anche l'opposizione che voi rappresentate, diciamo del centrodestra, sto intendendo, quindi un'opposizione che è fatta da tre componenti diverse, con persone diverse al suo interno, con sensibilità diverse, è un'opposizione che ogni tanto non riesco bene a capire che direzione abbia. Oggi Gervasoni, che scrive per il mio sito e che conoscete, un professore universitario cacciato dalla LUIS perché aveva posizioni secondo la LUIS non politicamente corrette riguardo a tanti temi, oggi dice: beh, insomma, non ho mai visto un'opposizione che chiede più regime.
si chiedeva da destra, se mi potete permettere il termine, diciamo di opposizione di destra, che fa Gervasoni a questo governo, se me lo permette lui. Io penso, io non mi vergogno di definirmi un liberale di destra. Quindi, per rispondere alla sua domanda, la cosa è molto semplice nella sua gravità. Noi abbiamo tanti dubbi su come si possa combattere questa pandemia, e questo secondo me è legittimo averlo. Quindi ci possono essere trasversalmente punti di vista diversi, chiusure, non chiusure, aperture, non aperture, che vanno oltre l'appartenenza politica, e questo è fuori di dubbio. Quindi il dubbio oggi bisognerebbe coltivarlo sia da una parte sia dall'altra, però non vi è un dubbio su quello di cui lei mi interrogava prima, cioè quando noi abbiamo investito 120 milioni, le rettifico perché ci sono gli altri due ristori, cioè le altre due, quattro operazioni di sfondamento del deficit, votate con responsabilità ma anche con irresponsabilità, permettetemi, dal centrodestra. Non dico che non dovesse votarli, però cercherò di concludere questo mio pensiero. Ci sono 120 miliardi di scostamento di deficit in più. In più c'è un aumento del debito nel 2020 di 200 miliardi, perché ovviamente la nostra macchina comunque produce un deficit ogni anno indipendente dalla pandemia. Allora io mi chiedo, Francesco, i suoi figli o anche lei nel futuro avranno le risorse per ripagare questo debito? Io temo di no, glielo dico molto francamente, temo di no, e temo che una generazione più anziana rispetto alla sua, che può essere la mia o quella ancora più anziana che ci governa, o quella irragionevole degli scappati di casa che non avevano un lavoro prima e non lo avranno dopo, pensano di comprare tempo facendo più debito. Perciò, veda, il punto per rispondere alla sua domanda è, lei ha citato due cose che a me stanno sulle scatole, cioè gli incentivi ai pattini e non si danno gli incentivi alle auto che si autopagano, facciamo le piste ciclabili non rendendosi conto che in questo paese non ci sono più le auto che circolano perché non c'è più lavoro, abbiamo inventato sussidi assurdi che non hanno nessun peso, abbiamo inventato sulla carta una cassa integrazione che non viene pagata perché viene pagata dalle imprese per la gran parte e poi a babbo morto verrà pagata. Abbiamo utilizzato nell'ultimo ristori 7 miliardi su 9 dell'ultimo disegno di legge ristori per rimandare di 5 mesi le imposte, ma rimandarle, quindi si crea un buco contabile nel 2020, però per gli imprenditori nel 2021, artigiani, partite IVA, si ripone la questione del pagamento. Tutti sono alla richiesta di maggiori soldi, la destra, la sinistra, l'opposizione, eccetera, ci dicono togliamo le tasse. Io sono d'accordissimo, per carità, ma la soluzione purtroppo non è questa per i motivi che lei ha detto, Francesco. Perché, certo, spesi male come questi, ci volevano veramente questi a spenderli così male, ma veramente ci volevano questi signori a spenderli così male e a gestire così male l'emergenza economica, cosa di cui loro non si occupano perché saranno altre a doversela pagare. Però c'è una cosa che le voglio dire. Oggi l'unica soluzione che c'è è far riprendere la vita e convivere col virus. Questa è la mia posizione. Ed è una posizione che ovviamente confligge con il rischio zero. Cioè io non penso che ci sia rischio zero. Oggi il rischio è che ci si ammali e che ci si contagi. Ma se una ragazzina di 30 anni, che è una campionessa di nuoto, finge di stare ad affrontare una grande battaglia nell'affrontare il Covid, allora ragazzi non abbiamo capito niente. Da una parte pensiamo che sia una guerra e dalle altre gli eroi della guerra sono quelli che si prendono a 37 di febbre, a 35 anni e diventano le icone di questa battaglia. Il Covid per il 95% dei casi è una malattia facilmente gestibile. È molto brutta e molto grave per mio padre, per mia madre, per persone anziane con delle malattie, con persone che hanno, e quindi bisogna assolutamente tutelarli, lo diceva lei forse all'inizio, cioè cerchiamo di discriminare, ma la soluzione per l'economia è inutile che ci giriamo intorno. Questo è un paese che non riuscirà mai a rincorrere le chiusure generalizzate che stiamo facendo. In questo momento il governo sta decidendo la morte di centinaia di migliaia di partite IVA e di autonomi. Chiudere a Natale, fatto con la leggerezza per la quale stanno decidendo in queste ore se chiudere o non chiudere, quando quelli si sono comprati la porchetta, si sono comprati i pullover, si sono comprati i magazzini da poter vendere, 30% di fatturato si fa in queste ore, vuol dire decretare la fine, la morte di artigiani, commercianti e partite IVA. Inutile che ci prendiamo per i fondelli. Quindi quando lei mi dice la situazione economica, sì, potremmo farla un po' meglio, potremmo mettere la defiscalizzazione invece che i sussidi, si poteva fare meglio, molto meglio, mentre la crisi economica, mentre la crisi sanitaria è difficile, la crisi economica questi li hanno presi con gli occhi del pregiudizio politico della sinistra, perciò l'hanno gestita peggio anche di quella sanitaria. Però le devo dire che se vogliamo veramente essere onesti, l'unico modo per risolvere la crisi è quella di mettersi scritto qua bello in fronte: con questo virus si deve convivere.
Questo è il punto fondamentale. Noi invece non solo non vogliamo convivere con questo virus, ma diciamo, come ha fatto l'opposizione oggi, chiudiamo tutto, tutto zona rossa e diamo i ristori al 70% come in Germania. Siamo dei pazzi, perché la prima parte sarà fattibile, chiudere tutta. La seconda, anche chi la propone sa che è impossibile. Sono decine di miliardi di euro. Chi non è d'accordo dare il 70%? Secondo lei il ristoratore non gli daremo il 70%, io gli darei il 90% a quel poveraccio, perché oltre al ristoratore c'è 24 persone che lavorano con lui, 30 persone che lavorano nella filiera. Per un birraio che non vende la sua birra artigianale c'è una filiera di altre 20 persone. Ci sono dal portantino al cameriere. Quindi di che stiamo parlando? Il punto fondamentale è: l'unica soluzione che abbiamo è avere un po' di coraggio. Abbiamo quattro cagasotto che ci guidano e, perdonatemi, e abbiamo anche la maggioranza degli italiani, ed è questo il motivo per cui io comprendo anche la politica dell'opposizione, la maggioranza degli italiani che è talmente impaurita che invece di leggere il libro nero del coronavirus, invece di leggere questo libro e capire che si poteva gestire meglio e che questa è una malattia e che come tutte le malattie si può affrontare, abbiamo una paura per la quale siamo l'unico paese al mondo in cui c'è un totale, totale appecoranamento alle leggi liberticide di questo governo. Voi come vi chiamate? Fratelli d'Italia? Io avrò fatto decine di interviste alla Meloni, che mi sembra essere il vostro leader, decine, in cui c'era sempre il giornalista che gli diceva l'eredità del fascismo, quelle braccia tese. Allora, proprio voi che vi hanno rotto le palle per anni su questa roba qua, accettate questi che ci mettono gli arresti domiciliari? Accettate questi che ci dicono che non possiamo uscire dai comuni? Ma manco Mussolini, di cui non siete eredi, ma di cui tutti vi dicono che voi siete eredi, avrebbe fatto il confino per tutti gli italiani. Ragazzi, noi stiamo discutendo qua di sperare che il confine in un paese di 4.000, Francesco, questo stiamo discutendo in questo momento, se questi ci permettono di uscire da un comune di 4.000 abitanti, di 3.000 abitanti, o se vi permettono a voi di passare da Via Appia a Fiumi, ad Albano Laziale. E noi siamo qua zitti e muti, quando io mi sono sentito ancora che rompevano le scatole sugli esponenti di Fratelli d'Italia perché erano degli eredi di una dittatura. Quindi io quello che urlo tutti i giorni è: la soluzione economica non c'è. Si può fare meglio, si devono controllare, si deve evitare che questi buttino insomma, avete capito dove, i 209 miliardi del recovery fund, ma il punto sostanziale è che se noi pensiamo di continuare a fare stop and go per i prossimi 6 mesi, amici miei, non c'è soluzione fiscale che tenga, perché i soldi non nascono dal debito, nascono dalle nostre imposte, e le imposte saranno a zero se continuiamo così. Grazie, grazie. Colgo parecchi, insomma, sollecitazioni, come giusto che sia, però è bene ricordare, perché molto spesso nel dibattito non esce fuori che l'opposizione non è che può fare miracoli, sicuramente può fare di più, può fare di meglio, però voglio ricordare un po' a tutti quanti che Fratelli d'Italia è entrata in Parlamento. Ma ha ragione, non è colpa dell'opposizione, ma scherza, ma non accusiamo l'opposizione, ma sta scherzando, ma certo, no, questo però, lo capisco bene. Non è per lei, però è bene ricordare che Fratelli d'Italia è entrata in Parlamento 2 anni fa con il 4,6%, quindi rappresenta il 4,6% più o meno dei parlamentari appunto presenti nelle massime istituzioni. E oggi uno vede: sì, ma la Meloni è arrivata al 17, al 18%, chissà quanto altro arriverà, ovviamente ce lo auguriamo, però la realtà dei fatti è che purtroppo la maggior parte dei cittadini ha dato fiducia ad un partito che doveva fare la grande rivoluzione, un po' insomma sta tradendo tutto quello che può tradire e anche di più. E ovviamente il riferimento non è casuale al Movimento 5 Stelle, ma visto che abbiamo anche un parlamentare di Fratelli d'Italia che è anche il responsabile del programma di Fratelli d'Italia, pregherei a Giovan Battista Pazzolari magari di dirci, di rispondere insomma alle sollecitazioni giuste, legittime, che faceva Nicola Porro, ma anche di raccontarci se effettivamente questo modello Italia della gestione del Covid, di cui si è tanto parlato nei mesi passati, è davvero un modello che possiamo rivenderci all'estero come,
qualcosa di cui andare orgogliosi. Abbiamo sentito più volte parlare ministri e anche addirittura il presidente Conte vantarsi che gli altri paesi ci invidiano, ci copiano per la grandissima capacità gestionale che ha questo paese di fronte a una epidemia epocale. Quindi Giovan Battista, ti lascerei la parola. Sì, cercherò di essere telegrafico sui vari argomenti perché mentre stavate parlando mi sono segnato molte cose. Tu stoppami quando vado troppo lungo perché la materia è talmente vasta che poi uno rischia veramente di stare ore a parlare. E, hai ricordato bene tu questa situazione complicata intanto nella quale ci troviamo noi di Fratelli d'Italia. La percezione è che noi siamo un grande partito nazionale perché questi sono i numeri che noi abbiamo. Purtroppo all'interno delle istituzioni così non è. Noi abbiamo circa il 5% dei parlamentari. La tenacia del nostro presidente Giorgia Meloni e di molti dei nostri parlamentari è tale che poi l'immagine che diamo all'esterno è quella di essere un partito molto presente. Ma purtroppo quanto noi riusciamo a incidere sono veramente... No. Okay. Mi sentite? Così ci siamo. Ok. Quanto riusciamo a incidere è in realtà poco all'interno del palazzo. Cerchiamo di fare del nostro meglio, molto velocemente, e ovviamente non mi sottraggo alle giustissime osservazioni fatte da Nicola Porro. Però prima, il modello Italia. Abbiamo sentito fino a pochi giorni fa esaltare il modello Italia. Ovviamente da parte dei membri del governo e della maggioranza hanno questa strana abitudine di farsi complimenti da soli, e poi tutti i media di regime che ripetevano quanto era importante il modello Italia, e meno male che in Italia non governava la destra, perché altrimenti avremmo avuto le ecatombi che ci sono nei governi a guida sovranista. Ora, con i numeri che abbiamo aggiornati adesso dopo la seconda ondata, meno male che il Bolsonaro di turno ha uno standing politico ben più elevato di quello di chi ci governa, perché altrimenti avrebbe facile gioco a dire in Brasile: meno male che non governano i socialisti, altrimenti avremmo l'ecatombe che c'è in Italia. I dati ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dicono che l'Italia è il terzo peggior paese per rapporto tra morti e popolazione. Questo, diciamo, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi il modello Italia è purtroppo un modello totalmente fallimentare. Il perché è giustissimo approfondirlo, e quindi vanno i miei complimenti agli autori del libro nero del coronavirus, sperando che abbia più risonanza di quello che, diciamo, ovviamente voi vi siete rifatti al libro nero del comunismo, un altro di quegli argomenti nei quali, nonostante lo sforzo di moltissimi storici, è praticamente impossibile riuscire a far emergere nella sua interezza l'atrocità che sono stati i governi comunisti. Speriamo che invece solo il coronavirus riusciremo a fare un'operazione verità più vasta. Qui, in modo telegrafico, il modello Italia, noi non abbiamo accesso a tutti i gruppi di esperti, all'Istituto Superiore di Sanità, all'Istat, eccetera, però con buon senso, fin dall'inizio di questa epidemia, con Giorgia Meloni, io l'ho accompagnata più volte a Palazzo Chigi e quindi ho assistito direttamente ai dibattiti che c'erano tra lei e il Premier Conte, abbiamo fatto delle domande molto semplici. Abbiamo detto: scusate, ci arrivano delle immagini dalla Cina dove gira gente vestita come se dovesse andare sulla Luna, dei camion che sanificano le città, chiudono la gente dentro casa, e non è che ci ricordiamo dei cinesi come di un popolo particolarmente attento agli standard igienico-sanitari, né un popolo che ha particolare attenzione per il valore della vita, né un popolo che storicamente si fa facilmente impressionare. Ma se i cinesi stanno facendo quella cosa, è possibile che ci dite
che è tutto pronto e non c'è un'emergenza coronavirus? Non è che poco poco invece arriverà qualcosa? Perché non facciamo la quarantena per chi arriva dalla Cina? E vi ricordiamo benissimo tutti, l'unico virus è il razzismo abbracciato un cinese. Quando poi sono cominciati i focolai, Giorgia Meloni ha detto ci sono dei focolai in zone specifiche, perché non facciamo come in Cina e chiudiamo quelle zone specifiche senza far dilagare l'epidemia? Stessa cosa, inascoltata. Dopodiché, nella piena epidemia, il racconto è diventato l'epidemia, stessa cosa. I negazionisti sono quelli di destra. Mettiamo che noi cerchiamo semplicemente di fotografare le cose con un minimo di obiettività. A un certo punto l'Italia sembrava aver contenuto l'epidemia meglio del resto del mondo, o meglio, questo è quello che ci raccontavano. E anche là abbiamo detto, se abbiamo contenuto l'epidemia meglio del resto del mondo, controviamo che chi ritorna in Italia. Fossero italiani che sono andati in ferie fuori, fossero immigrati irregolari, e a maggior ragione non facciamo entrare gli immigrati irregolari. Sembrava una cosa di buon senso. Anche là, totalmente inascoltata, e abbiamo avuto ovviamente l'epidemia di ritorno, cioè l'avevamo contenuta, nel resto del mondo era meno contenuta che da noi, abbiamo avuto il Covid di ritorno. Ripartita l'attività normale, anche là, senza essere degli scienziati, ma delle persone antropomorfe con capacità cognitive medie di un primate, abbiamo detto se adesso ricomincia l'attività controlliamo trasporto pubblico, scuole, situazioni di grande concentrazione. Anche là c'è stato risposto, e ancora adesso Conte lo ha dichiarato ieri, il Covid non viaggia sul trasporto pubblico, non si diffonde a scuola e non viaggia sui barconi. Anche qua, prima o poi, qualcuno ci dovrà spiegare l'evidenza scientifica secondo la quale il Covid non gira in questi posti. Ovviamente, senza adesso dilungarci all'infinito. Un modello Italia è un modello fatto da gente totalmente inadeguata a gestire una qualunque situazione ordinaria, e figuriamoci una situazione straordinaria. Conte ama citare Churchill nell'ora più buia. Bene, nell'ora più buia noi ci siamo ritrovati invece di Churchill Conte, e come squadra Lazzolina, De Micheli, Di Maio, Zingaretti e baracconate varie. Nell'ora più buia, mettiamo così, l'Italia non aveva alla guida gente che sembrava all'altezza. Sotto l'aspetto sanitario io non mi dilungo, però mi piace ricordare quello che Francesco Filini ha detto all'inizio. Con grande incoscienza, l'ufficio studi di Fratelli d'Italia, coordinato proprio da Francesco, ha fatto una conferenza stampa e presentato uno studio ad aprile, nel quale noi abbiamo proiettato dati statistici che il governo non aveva e che l'Istat non ha diffuso. In base a questi abbiamo praticamente analizzato l'eccesso di mortalità presente in Italia, e era presente un eccesso di mortalità del 40%, quindi 40% di morti in più marzo 2020 rispetto a marzo 2019, e quindi un impatto reale, per di più con dei numeri molto più preoccupanti in determinate zone d'Italia, e quindi esisteva un problema Covid, ma anche per primi abbiamo analizzato l'eccesso di mortalità per fasce di età, facendo risultare che era fortemente impattante solamente per fasce di età elevate. E noi addirittura ad aprile 2020 abbiamo formalizzato, e questo è facilmente verificabile con le agenzie stampa che sono uscite in quel periodo, che la soluzione non può essere quella di immaginare di contenere la diffusione del Covid, ma doveva essere quella di mettere in sicurezza gli anziani. Qualunque costo l'Italia avesse dovuto affrontare per mettere in sicurezza gli anziani ci sarebbe costato meno di quello che ci è costata questa gestione del Covid.
Per quanto ci è costato e ci costerà il Covid, avremmo potuto prendere ogni singolo anziano italiano, metterlo in un albergo a 5 stelle e affidargli due infermieri 24 ore su 24. Ci sarebbe costato di meno. E questo lo raccontavamo ad aprile. Arriviamo però ad oggi e su questo sono totalmente d'accordo con Porro quando dice che l'enorme emergenza che noi abbiamo è di natura economica. L'Italia, ma non solo l'Italia, ma a mio avviso tutto l'Occidente, rischia una ecatombe economica di dimensioni che non abbiamo mai visto nella nostra storia. Anche qui, noi da sempre abbiamo detto, l'obiettivo deve essere evitare la desertificazione economica del nostro tessuto produttivo. A oggi, o meglio, ancora prima dello scoppio del Covid, chi faceva impresa in Italia era un eroe incosciente, perché nessuna persona razionale investe i propri soldi nel contesto del sistema Italia, che vuol dire che l'imprenditore è visto a prescindere come un malfattore, un ladro che il fisco lo deve bastonare, eccetera, eccetera. Dopo il Covid è assolutamente insensato tenere aperta una qualunque attività. La tentazione del 99,9% dei nostri imprenditori sarà quella di chiudere l'attività, licenziare tutti, non pagare nulla né allo Stato né ai fornitori e riaprire semmai quando le condizioni saranno più favorevoli. Se questo accade, noi ci troviamo davanti a una ecatombe sociale, economica, lavorativa e per i conti pubblici, perché come ha ricordato Porro, qualcuno le tasse le deve pagare, se le imprese chiudono le tasse non vengono pagate e a differenza di quello che credono i grillini, lo Stato non crea ricchezza. Lo Stato semplicemente, se è bravo, gestisce bene la ricchezza che sottrae con le tasse a chi quella ricchezza la produce. Anche sotto questo aspetto, purtroppo, c'è da essere preoccupati. Noi abbiamo speso più di 100 miliardi in pochi mesi e quei 100 miliardi sono stati bruciati senza pensare a tutelare le imprese e a creare un volano per l'economia. Che cosa bisogna fare? Continuare noi nel palazzo con il nostro 5% dei parlamentari a batterci per continuare a dire questo, vanno tutelate le imprese, perché sono solamente le imprese che possono evitare le catombe che abbiamo di fronte e utilizzare le risorse disponibili per un piano di investimenti pubblici, perché solamente la spesa pubblica in investimenti crea un moltiplicatore per l'economia e ha una capacità di contenere l'abbattimento del PIL e non certo le spese fatte a pioggia. Chiudo solamente ritornando al libro nero che presentiamo oggi. Temo che servirà presto un secondo numero, non solo per il disastro seconda ondata che è stata molto peggiore della prima, ma anche dedicato. Gli scandali che continuano a emergere sulla gestione delle risorse del coronavirus sono qualcosa indegno di una nazione che sta affrontando una grande crisi. Abbiamo sentito dei 72 milioni di commissioni pagate ai soliti amici degli amici per l'acquisto delle mascherine da parte di Arcuri. Una società senza nessun tipo di curriculum, senza dipendenti, senza niente, che si era aggiudicato sempre dal buon Arcuri un bando plurimilionario per i banchi a rotelle, e poi è venuto fuori che la società fa una nuova sede in un locale dell'Arcigay. Per l'acquisto delle mascherine da parte di Arcuri. Abbiamo sentito del costo delle siringhe, che spero che verrà smentito, essere nettamente più alto di quello di tutti gli altri paesi del mondo, e addirittura
della faccenda che l'Italia avrebbe comprato i vaccini a un costo superiore di quello degli altri partner europei. E allora non giochiamo, perché se qualcuno veramente pensa adesso di depredare l'Italia che sta morendo sotto la crisi economica e sotto l'epidemia per trasformare il coronavirus in una grande opportunità per questi falliti che ci governano, sarà compito di tutti noi e sicuramente un impegno di Fratelli d'Italia per fare luce su questo schifo. Grazie, grazie Giovan Battista. Vedevo Nicola Porro che forse voleva aggiungere qualche cosa. No, no, sono d'accordo con quello che hai detto, assolutamente non è Fazzolari. Sono una grande opportunità per questi falliti. Sono d'accordo con lui e poi però Francesco, volevo aggiungere una cosa che mi ero dimenticato che tu avevi già preso in considerazione e che c'è nel libro nero, cioè la scarsità di trasparenza. Vedete, io sono dell'idea che nei momenti di emergenza ci vogliono degli uomini un po' risolutivi che facciano le cose senza andare a seguire tutte le procedure del cavolo che ci siamo dati negli ultimi 50 anni. Quindi io non sono contro, come possiamo dire, la rottura di tutte le procedure burocratiche, però c'è una cosa fondamentale. Tu puoi rompere tutte le procedure, puoi sveltire, puoi financo pagare di più le cose che ti servono in quel momento, però dopo c'è bisogno di massima trasparenza. Cioè quella roba lì la devi raccontare per filo e per segno. Tu raccontavi della mancanza di tutti gli atti del CTS segreto. E diciamo che, guarda, posso quasi essere d'accordo che certe scelte siano per un certo periodo un po' più opache, ma su una cosa non posso essere d'accordo, che i contratti siano segretati. Quando l'onorevole Fazzolari diceva che abbiamo comprato 1,250 milioni abbiamo spesi per le mascherine grazie a una gestione commissariale, vabbè. Ma ci volete far vedere i contratti? Li hanno segretati, non ci sono i contratti, non ci sono i contratti delle mascherine, non ci sono i contratti dei respiratori, non ci sono i contratti. Questo non va bene, perché tu operi anche con grandissima determinazione, cosa che non mi sembra che comunque ha rappresentato questo governo, però poi dopo devi far vedere tutto quanto a tutti. E quindi io penso che su questo i partiti di opposizione, e su questo voi avete ragione, il 4% non è il 16% che raccontiamo noi in televisione, però i vostri parlamentari che ci sono e sono agguerriti, non devono mollare la presa mai, come lo stiamo cercando di fare noi, perché poi tra l'altro i media sono completamente tutti il giornale unico del virus, mettono un terrore mostruoso. È come quando c'era l'arco costituzionale e fuori dall'arco costituzionale. Chi oggi cerca di fare un po' di critica sul virus è fuori dall'arco costituzionale. Su una cosa dobbiamo agire, Fazzolari, mi ascolti bene, quello che lei ha appena detto prima, oltre all'emergenza economica, cioè con i vostri poteri di indagine non se ne deve passare una, non già nei poteri, diciamo, commissariali, che a me stanno anche bene, ma nei resoconti di quello che il commissario ha fatto. Ma non si può pensare, oggi vi invito a leggere l'intervista di Arcuri sul Corriere della Sera, e quello spazia dall'acciaio alle mascherine, ma un uomo solo può fare tutta quella roba là. È possibile che se un giornalista fa una domanda a lui gli dica Arcuri che viene querelato? Noi abbiamo un timore, querelato vuol dire che noi non riusciamo più a campare, non so come dirvi. Il parlamentare c'ha ancora questo straordinario e secondo me sacrosanto diritto di tutela, diciamo anche di immunità, la utilizzi con forza. È un invito che faccio, io continuerò a fare le mie inchieste, però avete capito quello che penso, Francesco, su questo? Sì, vai Gian Battista, rispondi tu, vai. Ridò subito la parola a Francesco per le conclusioni, però sotto questo aspetto, ancora oggi, se la situazione non cambierà, un parlamentare non può essere querelato per le interrogazioni parlamentari che fa. Non mi stupirei se poi qualcuno decidesse diversamente, ma a oggi così funziona. E quindi Fratelli d'Italia è a disposizione per tutte le interrogazioni parlamentari che vogliamo fare su tutta la gestione commissariale. Noi ci mettiamo al lavoro, ma se Nicola Porro o chiunque altro vuole vedere chiaro sulla gestione e vuole darci una mano sotto questo aspetto, noi tranquillamente presentiamo le interrogazioni parlamentari che qualcuno vuole sottoporre, che non può fare per il rischio appunto
di essere minacciato di querela semplicemente perché chiede trasparenza su come vengono spese le risorse. Allora, io ringrazio tutti voi che siete intervenuti per tutti gli interventi che avete fatto. Mi corre l'obbligo ovviamente di ricordare che il libro nero del coronavirus, edizioni storica di Giubilei Regnani, è ovviamente un libro che merita di essere letto. Siamo nel periodo natalizio, quindi magari avremo possibilità di regalarlo appunto ai nostri cari e magari di leggerlo durante le festività, ma soprattutto rivolgo un appello che forse già Fazzolari aveva fatto ai due autori, le due firme di ilgiornale.it, che ringrazio per la collaborazione, per aver dato vita a questo incontro. L'invito insomma ad aggiornarlo al più presto, perché c'è davvero tanto altro da raccontare e speriamo insomma di raccontare anche qualche cosa positiva, ecco, chiudiamo così. Quindi ringrazio ancora tutti quanti per aver dato vita a questo dibattito, che spero insomma sia edificante, e magari ci vediamo presto per gli aggiornamenti. Grazie a Nicola Porro, grazie a Giuseppe De Lorenzo, grazie a Andrea Indini, a Giovan Battista Fazzolari. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a voi, ragazzi. Grazie a tutti.